Basilicata La vertigine della lontananza di Franco Arminio In Basilicata gli occhi fanno una vita spericolata. Ovunque sei puoi correre con lo sguardo senza trovare molti ostacoli. Ci sono posti in cui lo sguardo si ferma presto. C'è una bellezza che vuole tenerti con sé. La bellezza lucana ha un altro codice. È una bellezza scontrosa che non ha voglia di farsi raggiungere. Qui non trovi nessun paese in mezzo alla strada che stai percorrendo. Devi sempre prendere una via secondaria, devi andarlo a cercare il paese. E ti assale la sensazione che sia più lontano di quanto indicato dai segnali: come se il paese a un certo punto si mettesse in fuga per non farsi raggiungere. Che c'è da vedere in Basilicata? La risposta è semplice, tutto. Parlo per me. Posso solo parlare dei miei personalissimi codici estetici che mi fanno impazzire per la strada tra Craco e San Mauro Forte o per quella tra lo scalo di Grassano e Stigliano? Quest'ultima mi è capitato di percorrerla in molte serate estive, 48 km senza incontrare una macchina. Ogni volta solo la conta delle volpi 3, 7 o 11. In Basilicata c'è spazio, non ci sono grandi città. Hai sempre l'impressione di stare all'aperto, in uno spazio non addomesticato. Pensate a una città come Vicenza, a quell'architettura che ti dà sempre la sensazione di vivere in un interno. E pensate a Matera. La città fiorita dalla roccia alle virtù delle varie, piuttosto che quelle dell'edificare È impressionante, per esempio, quanto sia veloce arrivare da Venezia a Treviso e poi a Padova, Vicenza, Verona, mentre in Basilicata tutto è lontano. Il Sina è bellissima, ma dov'è? E dove sono Tursi, Muro Lucano, Campo Maggiore. Dovunque tu ti diriga, la questione è sempre la stessa: devi fare un viaggio. La Bradanica, la strada lunghissima che va da Candela a Matera, ha un'aria solenne e lirica per il fatto che attraversa un paesaggio vuoto, mentre altrove l'Italia si è riempita di cemento e di una bigiotteria urbanistica che molto spesso hanno abolito gli spazi tra un paese e l'altro, tra una città e l'altra. Allora la basilicata è un sollievo. Qui si è costruito assai meno, forse per colpa della vocazione all'indugio, che è un prodotto tipico della zona, vocazione che ha colpito anche il progredire della modernità in civile, facendola inciampare lasciando che posasse solo una neve leggera sul paesaggio lucano. Non pensate a un paradiso naturalistico. In molti punti l'oltraggio c'è anche qui. Basti pensare alle scriteriate estrazioni petrolifere vicinissime ai centri abitati. Ma ciò che colpisce in Basilicata è proprio quello che non c'è. Craco è uno dei più belli tra i paesi abbandonati. E così, Campo Maggiore. L'incompiuta di Venosa è bellissima proprio perché è incompiuta. Nei calanchi non si può raccogliere nulla, è una terra in cui si può coltivare solo lo sguardo. E allora andate a cercare le vette del Pollino, la diga del Pertusillo, il sin il Bradano, il Basento, i laghi di Monticchio i calanchi vertiginosi di Montalbano Ionico, la foresta di Gallipoli Cognato, la muraglia di alberi tra Lago Negro, Latronico e Lauria, la luce di Ferrandina, il mare olimpico di Maratea, la costa di Acquafredda, le spiagge Stralarge di Policoro, Rotondella che sembra un museo dello sguardo, la bellezza scoscesa di San Chirico Raparo o Raparo, Muro Lucano che sembra un basso rilievo scolpito sul precipizio, Marsico Vetere che si mimetizza nel paesaggio. Per me ogni viaggio in Basilicata è una festa, è andare in un'Italia che sa di altrove. I calanchi di Aliano fanno pensare alla Cappadocia. Questo felice senso di lontananza dall'Italia di oggi è particolarmente forte nella Basilicata Ionica. Il mio epicentro della bellezza è la diga di Senise a maggio, quando fiorisce la Sulla. Maggio è un mese che abbellisce tutto, ma qui è particolarmente generoso, commovente. Matera la puoi vedere con meraviglia sempre a parte i giorni di grande calura, ma certi paesi d'inverno hanno una tristezza spoglia, irrimediabile. E allora ci vogliono le ginestre, ci vogliono gli uccelli, ci vuole il corredo della fioritura per compensare l'emigrazione, per non farti sentire il silenzio di chi se n'è andato, di chi non è mai venuto. E poi occhio alla lucania che c'è in cielo. Lucania dei rapaci, il nibbio reale, lo sparviero, la poiana e il gheppio. Bisogna viaggiare in questa terra con pazienza. Sei a Pietra Pertosa e a Castelmezzano, sei incantato dalle dolomiti lucane, ma poi ti devi accontentare di tante curve e di un saliscendi che ti può sembrare penoso prima di arrivare a un'altra meta che ti esalti. Ecco la cripta del peccato originale a Matera, una delle 150 chiese rupestri della zona. Ecco il castello di Melfi col suo prezioso museo. Ecco la meraviglia in attesa della cattedrale di Acerenza. Ecco i paesi dei poeti: Venosa di Orazio, Tricarico di Rocco Scotellaro, Montemurro di Leonardo Sinisgalli, Tursi di Albino Pierro, Valsinni Isabella Morra, aliano di Carlo Levi, lo scrittore di Torino si è fatto seppellire nel paese che ha raccontato sanfele e le sue cascate. E una poetessa che non c'è più. Pesco Pagano, e dietro Castelgrande, Brienza e la sua gru da anni posteggiata a fianco al castello: Tramutola e la sua eleganza, Barile e le sue cantine, Satriano di Lucania e il suo carnevale con gli uomini albero, Ripa Candida e gli affreschi nella chiesa di San Donato, i palazzi di Avigliano e di San Mauro Forte, le belle case in pietra di Guardia Perticara, Rionero e la Braea, la farfalla notturna che c'è solo qui, l'antica Grumentum, Savoia di Lucania che si chiamava in un'altra maniera prima che l'anarchico passannante Antentasse alla monarchia sabauda, la bellezza del castello di Ragopesole, e il contrasto con le case che ci sono sotto: Vigiano e la sua Madonna Nera, Sant'Arcangelo e il santuario di Santa Maria di Orsoleo, le case basse di Pisticci, il castello di Miglionico, la chiesa rotta di grottole, Rivello che ti incanta a vederlo dalla strada, Gorgoglione e le sue pietre. Gli enotri a guardia perticara, il grottino di Roccanova, il pecorino di Moliterno, la piazza di Scansano Ionico, le tavole palatine di Metaponto, il politico di Stigliano, il pistacchio e il grano. Poi ci sono luoghi in cui ho bisogno di andare, come se si trattasse di fare visita a un vecchio zio. Forse il capoluogo della Basilicata, a cui penso io, non è Potenza, ma Craco. Non mi interessa molto la Basilicata che non ama Carlo Levi, non mi interessano i lucani che vogliono darsi arie cittadine e che non hanno. Mi piace arrivare in un paese come Armento e parlare con un vecchio. Mi piace addentrarmi nei vicoli colpiti dall'angina dello spopolamento, luoghi dove tutte le porte sono chiuse e dove nessun cuore è acqua piovana. Il turismo che mi piace praticare è il turismo della clemenza. La basilicata, più che una regione, mi sembra un altare. Forse in nessun altro posto d'Italia si riesce ad acciuffare un lembo di sacro come accade qui penso alle vacche podoliche che trovi sulla strada del bosco di Accettura penso alla piazzetta di Aliano tutta fatta di forni e scale la piazza di Spagna dell'Italia interna penso a Calvera e a Carbone a Teana, a Cirigliano penso a Oliveto Lucano a San Paolo Albanese, a Rapone li penso perché... Hanno pochi abitanti, ma non sono paesini. Un paese più è piccolo e più è grande.